Tutto rinviato al prossimo 21 aprile. Un attacco hacker ha infatti mandato in tilt il sito d'accesso al portale di Fincalabra proprio nel giorno dedicato al Click Day relativo all'avvio dell'avvio del Riapri Calabria Ter. Centinaia di utenti non hanno potuto così inviare le domande per partecipare all'avviso che sostiene la ripartenza delle imprese colpite dagli effetti del Covid. Lo start era previsto alle ore 10 dell'8 aprile fino alle 18, ma appunto per via dell'intrusione nei sistemi informatici Fincalabra ha deciso di far slittare la procedura dopo le festività pasquali. L'alternativa all'attacco hacker, ventilata da più parti, riporta ad errori di configurazione e di capacità delle piattaforme nella gestione dei carichi. In ogni caso, la misura varata, lo ricordiamo, si sostanzia nella concessione di un contributo a fondo perduto da 2.000 euro a 6.000 euro su dotazione finanziaria di circa 18 milioni di euro. Il bando è rivolto alle microimprese operanti sul territorio regionale che hanno subito gli effetti economici negativi dell'emergenza Covid, avendo contemporaneamente un fatturato compreso tra 10.000 e 60.000 euro nel corso dell'anno solare 2019 ed un calo di fatturato medio pari o superiore al 25% nell'anno 2021 rispetto al 2019. Oltre che ai professionisti con fatturato compreso tra i 10.000 e i 60.000 euro ed un calo di fatturato medio superiore al 25% nel 2021 rispetto al 2019. L'assessore alle attività produttive Rosario Varì è convinto che la ripresa economica deve essere supportata con ogni azione possibile, a maggior ragione nel difficile momento che stiamo vivendo, dice, durante il quale il conflitto in Ucraina e le conseguenze economiche che stanno derivando hanno notevolmente rallentato il processo di ripresa.